ma è andato anche la zebra parlante, perché la zebra parlante era lì con il suo club. Allora, all'uscita dello stadio, il nostro Luigi Abate con tutti i suoi club, tutti i suoi amici della Puglia, ci hanno fatto il solito video. Prego, andiamo in onda. Luigi Abate, la zebra parlante e tutta la sua accolita. Da Torino, dallo Juventus Stadium, beh, abbiamo il popolo della Puglia, Luigi Abate la zebra parlante e gli Juve Club di Lizzano, di Salice Salentino, di Altamura, di chi più ne ha più ne metta, Copertino, siamo tantissimi. Una vittoria sofferta e per questo ancora più bella. 3 punti che ci volevano, abbiamo asfaltato i milanisti pseudocinesi che alzavano la testa. È vero, abbiamo sprecato parecchie occasioni, qualche sbavatura in difesa, ma l'importante, ripeto, era portare a casa i 3 punti, la posta piena. Che dire, polemiche sulle decisioni arbitrali, beh, c'era un rigore su Dybala, il sospetto fuorigioco per quanto riguarda il gol di Bacca, ma non ci interessa. Per noi parla il campo, parlano i risultati, parlano un tricolore che per la sesta volta consecutiva sta per essere cucito sulle nostre maglie. Scansare e si devono mettere in fila. Fabio Lamberti, presidente dello Juventus Salice Salentino e fratelli bianconeri. Guarda, stasera voglio fare il bravo, amici. Alza la voce. Purtroppo oggi stasera la voce non c'è, però mi limito solo a dire ciao ciao donna Mura, ciao ciao donna Mura. E ora è la volta del leader di Copertino bianconera, Peppe Cordella. Bravi ragazzi, gran bella partita, però adesso piedi per terra e pensiamo già a martedì, che è un match importantissimo. Grazie ragazzi, bravi. Bene, bene, allora diciamo che non vogliamo essere presuntuosi, ma questo campionato possiamo perderlo solo noi, è pressoché archiviato. Ora concentriamoci, c'è l'impegno con il Porto, attenzione alle rimonte, occhi ben aperti, e poi dobbiamo dimostrare a tutti quanti, dobbiamo dimostrare a tutti quanti che siamo da Champions League, che ora siamo nell'elite del calcio europeo, per rimanerci. Questa è la Juventus, questo è il calore della Puglia, l'amore infinito, l'amore di 1400 chilometri. Se lo sente Suma, questo coro si arrabbia, eh. Volevo dire, per quello che riguarda il video, molto bene, ci sono una bravi, marea di sotto gente, la luce, anche i bambini, ho visto che bello. Si fanno questa trasferta per la Juve, per la Juve, fanno di tutto, e poi soprattutto intelligentemente Luigi Abate sotto li ha lampione. Messi sotto i lampioni, così si sono ripresi molto bene, con lo molto stadio bene, con lo dietro, stadio dietro, bravi, bellissimo video, molto bravi.